Il 90% ha un sito, il 98% è su Facebook e solo il 38% alle prese con i più noti cinguetti della rete. Sono i dati relativi alle 300 piccole e medie imprese umbre dell'agroalimentare che Metos e Arkis Comunicazione hanno intervistato per un approfondimento al centro del secondo incontro di Big and Small Flash alle cantine Lungarotti di Torgiano a Perugia dal titolo Interconnessioni QB, cosa bolle in pentola. Tutti ormai percepiscono il bisogno di uscire dai propri confini, avere un modo nuovo di comunicare, un modo nuovo per vendere e oggi è sicuramente una frontiera da portare verso la piccola e media impresa. Una frontiera a cui l'Umbria sembra ancora impreparata, con soltanto il 26% delle aziende interpellate che si rivolgono a professionisti della comunicazione e un diffuso fai da te, a fronte di una quasi metà che già vede positivamente la prospettiva dell'e-commerce. Dobbiamo capire qual è l'equilibrio tra la nostra rete vendita e questa forma nuova di commercio. Sicuramente comunque bisogna aprirsi sempre di più perché è il futuro. E allora spazio agli esperti, dai creatori di contenuti per la rete ai community manager. Bisogna cercare di creare quello che gli inglesi chiamano l'engagement del cliente, cioè coinvolgerlo a livello emozionale su quelli che sono i prodotti che vengono venduti. Si possono aprire canali social e web che poi possano indirizzare in qualche modo a quello che è il sito, quindi completare la brand awareness, per esempio, la vision e la mission ovviamente con messaggi mirati, e poi possono indirizzare l'utente ormai ingaggiato verso magari il sito di e-commerce, perché no? E per la piccola e media impresa dell'agroalimentare, Big and Small è già in cammino per lanciare al convegno annuale di Roma, che farà incontrare ancora una volta produzione e distribuzione, la nuova piattaforma aggregativa compraunicaitalia.it. Che valorizzi il Made in Italy, che valorizzi il prodotto italiano, che valorizzi il territorio, che valorizza tutte quelle categorie che oggi, è vero che prese singolarmente, rappresentano comunque tanti pezzettini dello sviluppo dell'economia italiana, ma è anche vero che se riusciamo a metterle insieme, se riusciamo a mettere la leva, possono rappresentare una grandissima potenzialità per lo sviluppo. Ci auguriamo che le imprese, partendo dall'Umbria, aderiscono a questa iniziativa che gli può dare sicuramente spazio e sviluppo non solo nel mercato italiano, ma in tutto il mondo globale.